Ciao a tutti, sono Svetlana Marongiu e questo è il mio canale di YouTube e sono di nuovo con voi e vi presento oggi questo lavoro, questo scaldacollo che ho fatto a ferri stavolta. Come potete vedere, ho usato due colori, la lavorazione è semplice e si può usare sia da una parte, che si presenta così, che è molto bella anche dall'altra parte. Ho fatto scaldacollo che adesso voi lo vedete a un giro, ma si può usare anche a doppio giro. E in questa maniera si può usare questo scaldacollo. Per realizzare questo progetto ho usato filato Riabella Frisbee, che fa parte di filato di lana gatto, e qui abbiamo 50-105% di lana merinos e 45% di poliamide. E ho usato due colori, quindi ho usato due gomitole di questo colore blu avio e quasi due gomitole perché mi è avanzato un pochino di questo tortora. Lavorazione semplice, ho usato ferri 5 e mezza. Io sto usando ferri circolari, ma non c'è bisogno. Chi non è abituato a ferri circolari può usare anche ferro normale, in quanto prima viene fatto una sciarpa e poi cucito con ago. E cucitura è questa. Come le vi ripeto, si ripete, è semplice in quanto faccio due giri di colore blu e due giri di colore tortora e quindi ogni quinto giro iniziamo dal primo giro. Niente, mi piace tantissimo, molto elastica, molto morbida, non punge, non stringe, comunque sono soddisfatissima. Credo di abbinarlo con un basco. Prossimamente lo vedrete. Se vi piace questo progetto, rimanete con me. Io ho già iniziato a lavorare, ho fatto una prova, mi è piaciuto così tanto questo punto che sono andato un po' avanti con il lavoro. Quindi voi scegliete due colori a piacere vostro, io ho scelto questo primo colore è blu avio e il secondo colore è questo colore tortora, quindi io ho due gomitole di un colore e due gomitole di un altro. Poi, cosa voglio dire prima di iniziare? Rapport qui nella larghezza due maglie, quindi il numero di maglie deve essere pari. In caso mio ho avviato 40 maglie e poi facciamo due giri di un colore e due giri di un altro colore. Poi da quinto giro il nostro disegno si ripete. Un'altra cosa prima di iniziare, per avere questo bordo elastico, perché tante volte c'è numero di mali iniziale poi stringono, risultano più stretti in confronto di tutto il nostro lavoro. Io faccio in questa maniera. Io quando avvio prime maglie metto ferro così, due ferri insieme e poi comincio a avviare le maglie. Ok? In questa maniera. Poi quando avvio un numero di mali che mi serve, tolgo un ferro e comincio a lavorare. Quindi noi adesso possiamo iniziare a fare questo punto. Ho avviato 40 maglie e possiamo iniziare a fare il lavoro. Ricordiamo che primo il colore è questo blu in caso mio e voi poi scegliete come vi piace. Quindi prima maglia io la tolgo senza lavorare e comincio a lavorare. Prima maglia a dritto e la seconda maglia a rovescio. Una maglia a dritto e la seconda maglia a rovescio, quindi questo lo conoscete già sicuramente, elastico 1 a 1. In questa maniera noi andiamo a terminare questo giro facendo una maglia a dritto e una maglia a rovescio, una maglia a dritto e una maglia a rovescio. In questa maniera noi terminiamo il primo giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto un'ultima maglia a rovescio e mi rimane un'ultima maglia e lo faccio a rovescio siccome questa maglia è di vivagno. Ok? Giriamo il nostro lavoro. Il secondo giro uguale al primo. Quindi noi prima maglia la togliamo senza lavorare, dove abbiamo maglia a dritto la lavoriamo a dritto
e sopra maglia a rovescio, la lavoriamo a rovescio, quindi dritta sopra il dritto, rovescio sopra il rovescio, e in questa maniera noi terminiamo il secondo giro. Come potete vedere è molto molto semplice. Ok, terminiamo il nostro giro e poi vi faccio vedere come facciamo con il secondo colore. Sono arrivata quasi alla fine del secondo giro e faccio ultima maglia a rovescio e mi rimane ancora una maglia che è maglia di vivagno. Ok, la faccio a rovescio e giriamo il nostro lavoro. Ci troviamo sul dritto di nostro lavoro, avviciniamo il secondo colore, in caso mio color tortora, e passiamo a fare il terzo giro. Quindi terzo giro faccio in questa maniera, tengo con questa mano, tengo questo filo. E faccio prima maglia, la tolgo senza lavorare, poi incontriamo maglia a dritto e la lavoro a dritto. Sopra maglia a rovescio faccio così, getto il mio filo e prendo senza lavorare, vedete? In questa maniera. E così andiamo avanti a terminare il giro. Sopra maglia a dritto faccio a dritto, con rovescio faccio così, getto il filo, lo tengo con dito e passo senza lavorare. Come usiamo questo modo? Come facciamo male all'inglese? Quindi dritto, getto il filo e passo senza lavorare. Maglia dritto, getto il filo e passo senza lavorare. Chi è ancora in prime armi e non sa usare bene, diciamo, fare queste gittate, io le consiglio a sempre fare in questa maniera: gettare il filo, tenere con dito e poi prendere e passare. Chi è più pratico può fare semplicemente così. Certamente questo velocizza molto il nostro lavoro, vedete voi che modo usare. Quindi terminiamo lavoro facendo una maglia a dritto, una maglia con gettato e passato senza lavorare, che okay? Alla fine del nostro giro siamo quasi arrivati, quindi ormai lo facciamo insieme, dritto e passiamo, dritto e passiamo. Quando siamo arrivati a ultima maglia la facciamo a rovescio, ricordiamo che questa maglia è di vivagno. Giriamo il nostro lavoro sul rovescio e ci troviamo in questa posizione, quindi maglia di vivagno sempre la prendiamo senza lavorare. Adesso incontriamo questa maglia che abbiamo passato senza lavorare con gettato. La passiamo di nuovo con un altro gettato, quindi getto il filo, tengo con filo con dito, prendo questi entrambi, sia gettato che la maglia, e la passo. Poi incontriamo la nostra maglia a rovescio e la lavoriamo a rovescio. Ok? Getto di nuovo il filo. Passo, prendo, vedete, entrambi sia la maglia che gettato e passo, e una maglia a rovescio. Ok? E così andiamo a terminare anche questo giro. Quindi adesso si può anche andare un pochino più veloce, quindi getto, prendo entrambi e passo e rovescio. Getto, prendo entrambi e maglia a rovescio. Come vi ho detto prima, chi è più pratico può fare semplicemente con l'unico gesto. Chi ha prime armi, mi raccomando, per non perdere gettate, fate in questa maniera. Ok? E terminiamo il giro facendo questo lavoro. Rovescio e passiamo. Una maglia a rovescio, gettiamo e passiamo. Qui è difficile a sbagliare perché questi mali che dobbiamo passare sono diverse, di una di un colore, altro di un altro colore. Ok? E così stiamo per terminare il nostro quarto giro e da quinto giro il nostro lavoro si ripete. Ok? Passiamo, ultima maglia la lavoriamo a rovescio e maglia di vivagno a rovescio. Quindi noi abbiamo con quarto giro abbiamo terminato il nostro rapport e adesso in altezza. Adesso noi facciamo ripetiamo dal primo giro, quindi io porto in su il filo di primo colore, ok?
Questo giro avete già visto come il primo, quindi tengo condito questo filo per non farlo, diciamo, molto molle. Questa maglia di vivagno passo senza lavorare e lavoriamo una maglia a dritto e una maglia a rovescio. In questo caso noi abbiamo una maglia con due gettate, quindi le prendiamo tutte insieme e la lavoriamo a rovescio. Una maglia a dritto, una maglia a rovescio, una maglia a dritto. Ricordiamo che questo rovescio le prendiamo tutte e tre maglie insieme e le lavoriamo a rovescio. Ok? E questo è il nostro primo giro. Il secondo giro uguale al primo. E poi dal terzo giro voi prendete un altro colore e fate una maglia a dritto e una passata con gettato. Quindi, come potete vedere, la lavorazione è molto semplice e noi ci vediamo più. Voi andate avanti a lavorare, noi ci vediamo più tardi. Vi faccio vedere il modo in quale chiudo questo lavoro e credo che lo faccio con scaldacollo chiuso, quindi vi faccio vedere come cucire il lavoro. Io sono andata avanti con il lavoro. E si presenta in questa maniera. In quanto io ho terminato completamente il filato blu, quindi mi sarà sufficiente. Vedete come avanzato filato color tortora e blu ho terminato. Quindi la mia sciarpa per momento misura 125 centimetri e a me sarà sufficiente a fare il collo a due giri. Voi se volete un'altra misura potete anche andare avanti. E adesso cominciamo a chiudere il lavoro. Io chiudo con filato marrone e poi cucio. Quindi noi prima maglia la prendiamo senza lavorare, la seconda maglia la lavoriamo a dritto come dobbiamo fare per disegno. Qui. Okay. Quindi lavoro a dritto. Ok. E faccio accavallare maglia che ho tolto su questa maglia appena lavorata. Chiudiamo in modo molto morbido che non deve stringere. Adesso questa maglia che si presenta con due gettate, io lavoro a rovescio, ok? Lavoro e accavallo questa maglia. E così andiamo avanti a chiudere. Questo lavoro a dritto fatto. A cavallo, questo lavoro a rovescio, ok, e a cavallo, e in questa maniera noi andiamo a chiudere nostra sciarpa, quindi a dritto e a cavallo, poi maglia a rovescio e a cavallo. Vi voglio ricordare che non dobbiamo stringere, che deve essere molto molto morbido. E in questa maniera noi chiudiamo tutte le nostre maglie. Ho chiuso le mie maglie e vi volevo far vedere come fisso ultima maglia. Quindi questa ultima maglia io metto le dita dentro e col filo, io qui ho già messo ago, ma quindi passo e stringo e in questa maniera si forma un piccolo nodino e con questo abbiamo terminato la chiusura. Adesso noi dobbiamo cucire la nostra sciarpa, per momento la sciarpa, ma voglio che diventa scaldacollo. Quindi io ho preso questo il colore tortora dal filo che esce sempre dopo la chiusura. E cosa faccio? Noi dobbiamo cercare di far corrispondere questi disegni, diciamo, in modo che sembra che la sciarpa tutta intera in questa maniera. Quindi io giro il mio lavoro dritto con dritto. Voi scegliete la parte che vi piace di più. Io ho deciso di mettere questa parte, questa qui sul dritto, e adesso cerchiamo di cucire la nostra sciarpa. Quindi cosa faccio? Cerco proprio maglia di vivagno in corrispondenza qui, un pochino la allargo e passo con filo, ok? Non stringiamo troppo perché ricordiamo che questa sciarpa è abbastanza morbida. Adesso noi facciamo corrispondere disegni in questa maniera, ok?
e cerchiamo una maglia da questa parte e una maglia in corrispondenza di controparte, su controparte, e passiamo il nostro filo. Ok, e così andiamo avanti a chiudere il nostro lavoro. Quindi io prendo, vedete, questa la maglia che si forma dopo la chiusura, quindi prendo questa, solo questa parte di maglia, ok, cerco la controparte sempre alla metà di mia maglia e li chiudo tutti insieme, passo con ago e li chiudo così. Tratto un pezzo di nastro intruso, ok, e quindi prendo una parte da questa parte e una parte da questa, e in questa maniera noi facciamo la nostra cucitura. Vediamo come si forma da parte sul davanti, si forma in questa maniera, quindi, e chiudiamo la nostra sciarpa cucendola. Ho terminato la mia cucitura e così si presenta il lavoro finito. Questo è il suo rovescio e così si presenta da parte del dritto. Come potete vedere si nota un pochino, perché questa riga blu diventa un pochino più alta, ma se dovessi fare sovrapporre un pochino di più per nascondere proprio l'altezza di questa riga, risulterebbe troppo a rilievo questa cucitura e non mi piaceva. Voi potete cucire come piace a voi, potete anche unire la sciarpa a uncinetto. Io ho deciso di fare questa cucitura e sono veramente soddisfatta. Quindi la mia sciarpa si presenta, il mio scaldacollo ormai si presenta in questa maniera. Ripeto che è molto elastico, molto morbido e molto avvolgente. E questo è il rovescio del lavoro, quindi sarete voi a decidere da quale parte usare questa sciarpa, questo scaldacollo, scusate. E con questo oggi abbiamo terminato e ci vediamo prestissimo. Unica cosa che volevo ancora anticipare è che credo che questo scaldacollo io abbinerò con un basco, quindi alla prossima, ciao ciao.